ok, è qua. Ehi, Celes, che stai facendo? Questo ripostiglio è piuttosto imponente. Dispone di un'ampia gamma di necessità quotidiane. Dal cibo, alle tute sportive, agli asciugamani. Sul serio, praticamente tutto quello che si può desiderare. Cosa più importante... Ah, cosa più importante? Hai trovato nulla di rilevante per l'omicidio? Me lo sentivo che lo avresti chiesto. Stavo tentando di distrarti parlando del ripostiglio, ma a quanto pare i miei sforzi sono stati vani. Quindi sai qualcosa? Sì, e possiamo renderlo il nostro piccolo segreto. La scorsa notte ho visto Fujisaki nel ripostiglio. L'hai vista? È successo poco prima del coprifuoco stabilito fra di noi. Oh, che ci fai qui a quest'ora? Ecco... Stai pensando di cominciare ad allenarti? Eh? Come facevi a saperlo? C'è una manica che fuoriesce dalla tua borsa sportiva. Sembra una tuta blu. Hai ragione, grazie. Beh, sono di fretta, ci vediamo. Ha subito messo dentro la manica della borsa, quasi come se stesse cercando di nasconderla. E poi se n'è andata. Ho avuto l'impressione che fosse intenzionata a iniziare ad allenarsi la mattina successiva. Ma pare che in realtà abbia ignorato il coprifuoco e sia andata direttamente lì. Accadono brutte cose a quelli che infrangono le regole. E lei ne ha pagato le conseguenze. Quindi, se i miei sospetti sono corretti, Fujisaki è andata nello spogliatoio femminile ad allenarsi in segreto. Per questo ci è andata dopo il coprifuoco. Ma un momento. Non abbiamo trovato la borsa sportiva o la tuta che Celeste dice di averla visto portare. Vuol dire che il colpevole se n'è sbarazzato? Ah. Magari se n'è sbarazzata la discarica? Però non so. Perché non credo che li facciano sempre a... Non credo che la discarica sarà sempre importante. E infatti non c'è nulla di diverso. Bagno non credo ci sia niente. Nelle stanze... Andiamo nella lavanderia. Qua ci sono ben 3 stanze da controllare. 4 considerando... 5 considerando mens, cucina e sauna. In teoria questa cosa non dovrebbe essere legata in alcun modo a... all'omicidio che c'è stato. Magari il cassetto... Però era già aperto. Degli armadietti. Uno di questi è aperto, ma non sembra che ci sia qualcosa all'interno. Ah, ok. Proviamo a entrare. Oh, c'è Asaina qui. Ehi, Asaina, come sta Fukawa? Non è cambiato niente, si rifiuta ancora di lasciare la stanza. Continua a dire genocider questo, genocider quell'altro. Così me ne sono andata. L'hai lasciata da sola? Ho la testa piena di problemi, quindi ho pensato di fare una pausa per riempirmi la pancia. Comunque tornerò da lei una volta che avrò finito di mangiare, quindi non ti preoccupare. È davvero difficile apprezzare Fukawa, ma non posso fare a meno di preoccuparmi per lei. Fra parentesi, che stai mangiando? Ciambelle, ovvio! Si suppone che avrei dovuto saperlo. Sono disposta a dare a Dio il merito di aver inventato le ciambelle e lo spazio cosmico. E lo spazio cosmico, ma solo questo. Capisco. Mi dispiace per lei, scommetto che Fujisaki avrebbe voluto poter mangiare più ciambelle. È un peccato, avrei voluto poterla conoscere meglio. Sai se c'è qualcuno che andasse particolarmente d'accordo con Fujisaki? Era parecchio strana, non era particolarmente amica con nessuna delle ragazze. Era come se, secondo me, tenesse le distanze da noi. Ah già, anche Ogami ha detto qualcosa del genere.
Ha detto che voi due l'invitavate ad allenarvi insieme, ma lei ogni volta vi respingeva. Già, e non faceva cose... E non faceva così solo con noi due, teneva le distanze da tutte le altre ragazze. Pensi che fosse solo timida? Non saprei, era piuttosto a suo agio nel parlare coi ragazzi. Timida con la gente del suo stesso sesso, ma ad agio con quelli del sesso opposto? Non sembra molto strano. Per la teoria che mi è venuta in mente, non tanto. Ehi, aspetta, forse lei... Forse è una di quelle ragazze a cui piace essere adulate dai ragazzi. Non si può giudicare un libro dalla copertina. Lei, una che cerca attenzioni, mi è difficile crederlo. Ah, anche questa è una testimonianza. Oh. Yo-ho, come buttano Eggs? No, non sto facendo nulla, amico. Non ho visto niente dentro quella cassetta delle lettere. C'è qualcosa di diverso? C'è una cassetta delle lettere al suo interno. Ci sono gli E3D di Enoshima, Kuwata e Maizono. A quanto pare gli E3D sono tornati qui dopo la morte dei loro proprietari. È contro regole prestare il tuo E3D a qualcun altro, ma è proibito solo darlo in prestito. Prendere in prestito un E3D non è contro le regole. Inoltre pare che l'E3D di Kuwata non si accenda. Tuttavia, Monokuma sostiene che non può essere danneggiato. Togami crede che non sia rilevante. Ma io non ne sarei così sicuro. Magari devo andare a riesaminare davvero il coso di Genocider. Perché lui non capisce bene i dettagli. Vorrei riesaminare questa lampada. Non si accende. Ah, non è attaccata alla corrente. Sembra che il cavo sia troppo corto per arrivare alla presa elettrica. Però mi sembra di ricordare che Togami stesse usando questa lampada da questa posizione. Perché aveva la prolunga. Ah già, giusto, stavo usando una prolunga in quel momento. Ma la prolunga non si trova più qui. Mi chiedo se... Ok, andiamo nell'archivio. Riesaminiamo quel file. Dovrebbe essere qua. Credo che darò un'altra occhiata al dossier del caso di Genocide Show. Era qui da qualche parte, vero? Un momento, è scomparso! Qualcuno l'ha preso? L'unica persona che può essere stata è Togami, nessun altro ne ha conoscenza. Sono piuttosto annoiato, quindi diamo inizio allo spettacolo, ok? È l'evento che tutti voi stavate aspettando, il processo di classe. Bene, vi prego di radunarvi al solito posto. Entrate nella porta rossa al primo piano dell'area scolastica. Up up up, a presto! Rieccoci, punto a capo. Un altro processo di classe sta per iniziare. L'altro lato di quella porta rossa. C'è qualcosa. Ok, siamo già tutti qua. Vediamo un po', ci sono tutti... Ehi! Ah, non siamo tutti? Manca una persona! Fukawa non si è ancora fatta vedere. Chi è Fukawa? Non ti ricordi? Scherzavo, non mi dimenticherei mai di lei. Inoltre ha un ruolo fondamentale da recitare in questo processo di classe. La trascinerò qui, anche se dovessi ricorrere alla forza. Torni in un lampo! Fedele alle sue parole, Monokuma tornò con Fukawa al seguito. Solo pochi minuti dopo. Ho detto che non volevo! Perché mi trascini qui contro la mia volontà? La tua crudeltà non conosce limiti! Fiu, adesso ci siamo tutti! Ora che mi sono occupato di quello, voi bastardi sbrigatevi e andate giù nel tribunale! Io vi precederò, ci rivedremo lì! Andiamo allora, è ora di smascherare l'assassino di Chihiro Fujisaki. Chihiro Fujisaki. Era gentile, dolce e fragile. Di sicuro non il tipo di ragazza per cui si proverebbe antipatia. E nonostante tutto, qualcuno l'ha uccisa. E la persona che lo ha fatto è in questa stanza. Da qualche parte in questa stanza. Giusto?
Con tutti gli indizi che ti ho dato, mi aspetto come minimo un grande spettacolo da parte tua laggiù. Fukawa si sta comportando in maniera piuttosto strana, e non credo che lo shock sia una spiegazione adeguata. Alla fine non sono più andata in giro a indagare. Brava. Cos'è preso a Fukawa per fare tutti sti casini? Mia cara Chihiro, per essere un abitante del mondo tridimensionale eri piuttosto notevole. Ovviamente, essendo 3D, non c'era altro modo in cui sarebbe potuta finire se non in una delusione. Non ho la più pallida idea di chi possa averla uccisa. Ma sono sicuro che ce la caveremo in qualche modo. La giustizia trionfa sempre, non è vero, Frater Culus? Andiamo, che ne dite? Portiamo alla luce il nome della canaglia che osa fare del male ai mansueti. Al mio tre, andiamo, amico! E andiamo. Non abbiamo altra scelta, vero? No, non ce l'abbiamo. Annuì leggermente in risposta. Lasciai andare un lungo e pesante sospiro, poi, su gambe tremanti, entrai nell'ascensore. I battiti del mio cuore acceleravano e ad ogni passo che facevo. Una volta entrati tutti, l'ascensore cominciò la sua discesa, portando con sé il vortice di emozioni e ipotesi che vorticava intorno a noi. L'ascensore rumoreggiava, facendo vibrare dolorosamente i miei timpani, mentre sprofondava sempre di più nella terra. Più in basso ci portava, più aumentava la mia ansia. Ma l'ascensore continuava a sprofondare, sempre più lontano dalla superficie, finché alla fine si fermò bruscamente. Che ne pensate del nuovo arredamento? Davvero eccitante, eh? Non sembra una stanza del tutto diversa? E se ti dicessi nulla di questo? Ah, nulla di tutto questo? Muoviti e comincia. Oh, hai le palle, mi piace. Ok, è il momento di iniziare la festa. Trovate il posto con il vostro nome, bastardi! E ancora una volta il sipario si alzò. Un processo per la vita e un giudizio di morte, inganno della vita e tradimento nella morte. Tradimento per la vita e tradimento per la morte, dobbiamo dirlo ogni volta sta cosa. Enigma della vita e il mistero della morte. La giustificazione per la vita e la razionalizzazione della morte. La fede nella vita e la fiducia nella morte. Il processo di classe per vivere o il processo di classe per morire. Mi piace giusto la frase finale. Ok, è già tutto pronto, non ho abilità da settare, gli elettrodi non mi servono.